Inizio d'anno amaro all'Istituto Comprensivo Don Milani di Paternò. I ladri sono entrati a scuola prendendo di mira l'impianto di climatizzazione. Studenti regolarmente in classe. Lite fra vicini in centro a Biancavilla con Bastone e Mattarello, il tutto ripreso da un servizio di videosorveglianza. Ritorno dalle ferie a Paternò e viene aggredita dai soliti problemi. In via Circonvallazione le auto in sosta impediscono il passaggio dei camion. I vigili urbani chiamati in causa, oberati e sottodimensionati. I Red Sox Paternò vincono i playoff di baseball e approdano in Serie A. La storica compagine torna fra le grandi. Grande successo a Taormina per Monumenti in Musica, evento culturale curato e realizzato dall'artista e musicista Fabio Coniglio. Buonasera cari amici di Ciak Telesud, bentrovati a Ciak News. Inizio d'anno amaro all'Istituto Comprensivo Don Milani di Paternò. I ladri sono entrati a scuola prendendo di mira l'impianto di climatizzazione, studenti regolarmente in aula. Sentiamo tutto nel primo dei nostri servizi filmati. Inizio d'anno amaro all'Applesso Centrale dell'Istituto Comprensivo Don Milani di zona Ardizzone a Paternò. Questa mattina, primo giorno di scuola previsto per gli studenti delle prime classi delle medie. Amara la scoperta di personale ATA e docenti che al loro arrivo a scuola hanno trovato il caos. I ladri nel fine settimana sono entrati all'interno dell'istituto prendendo di mira l'impianto di climatizzazione. Da un primo sopralluogo effettuato dai carabinieri della compagnia di Paternò, l'attenzione dei malviventi si è concentrata sui tubi in rame del sistema di climatizzazione della struttura scolastica, con danni ancora da quantificare. Il personale scolastico, giunto a scuola, si è ritrovato di fronte ad uno scenario terribile. Il piano terra era infatti quasi completamente allagato per l'acqua fuoriuscita dai tubi dell'impianto, tagliati e portati via dai malviventi. Non chiaro se la scuola ha un sistema di videosorveglianza funzionante. Alla Don Milani non ci sono però persi d'animo, mentre il corpo docenti ha pensato all'accoglienza degli studenti portati tutti al primo piano della struttura scolastica, il personale ATA ha pensato all'intervento di pulizia, con il ritorno alla normalità già nel corso della mattinata. Sul posto anche i tecnici del comune di Paternò per verificare il danno, quantificarne l'importo e avviare il necessario ripristino in vista soprattutto dell'inverno, quando sarà necessario avere un impianto integro e funzionante. Amarezza per quanto accaduto soprattutto da parte della dirigenza scolastica. Domani si continuerà con l'ingresso in classe regolare degli alunni. Rissa in pieno centro a Biancavilla fra vicini di casa, immortalata da un impianto di videosorveglianza. Le immagini, come era prevedibile, hanno fatto il giro dei social. Botte da orbi, probabilmente fra vicini di casa, immortalate da una telecamera di sorveglianza in pieno centro storico a Biancavilla.
Il video, registrato qualche giorno fa e rilanciato dai social, mostra una persona che si avventa contro un passante, presumibilmente un vicino di casa, sferrandogli contro una bastonata. Immediatamente giunge una terza persona che si becca anch'egli una bastonata, ma riesce a disarmare il rivale che cade a terra rimanendo immobile. Dopo qualche secondo l'arrivo di una donna, probabilmente con un mattarello, che riesce a sferrare anche lei una legnata ai rivali per poi sdraiarsi anch'ella sull'asfalto. In strada, richiamata dalle urla, arriva altra gente, soprattutto donne. Ancora momenti concitati, litigi, tentativi di aggressione, sin quando i due sdraiati a terra non si rialzano. Le immagini finiscono qui, sembrano scene d'un tempo lontano, ma in fondo, nonostante il progresso, l'uomo non sembra aver compiuto tanti passi in avanti dalle sue origini, quelle origini magnificamente ricostruite da Stanley Kubrick nell'alba dell'uomo in 2001 Odissea nello spazio. Diventa un inferno viario via circonvallazione di Paternò a causa delle auto posteggiate sui due lati della carreggiata che impediscono il transito ai camion. Ai vigili urbani chiamati in causa si difendono: abbiamo tanti compiti da svolgere e siamo sottodimensionati. Sentiamo. Viabilità a Paternò siamo alle solite. Tornati paternesi dalle vacanze, i problemi noti non tardano a manifestarsi. Nel caso concreto parliamo del blocco alla circolazione stradale in via Circunvallazione all'incirca a metà, causato dalle auto parcheggiate sia sul lato destro sia sul lato sinistro della carreggiata, che hanno impedito oggi a un mezzo pesante di transitare. Una situazione che si verifica spesso, non solo al passaggio dei camion, ma anche delle auto, e che l'ultima volta si era manifestata solo una settimana fa, protagonista sempre lo stesso TIR. In assenza di dissuasori di sosta, gli automobilisti parcheggiano con disinvoltura, infischiandosene e non ponendosi il problema se esista o meno lo spazio per il transito. Puntualmente al passaggio di un camion si crea l'ingorgo con l'automobilista che si presenta parecchio tempo dopo, quando già si è formata una fila interminabile. Da notare che in base a una vecchia ordinanza i mezzi pesanti non dovrebbero transitare per il centro di Paternò. In questo contesto il cittadino impotente si rivolge ai social per manifestare tutta la sua rabbia. Dal canto loro, i vigili urbani, chiamati in causa con la ricorrente frase «I vigili dove sono?», hanno diramato una nota stampa firmata dal comandante Antonino Laspina per sottolineare di non aver ricevuto alcuna segnalazione. La polizia locale sottolinea molteplici servizi in quel momento svolti dal corpo a fronte di un organico all'osso, 17 operatori a fronte degli 88 del 1996 e dei 147 previsti per la città di Paternò. È fondamentale, prosegue la Spina, che i cittadini comprendano che le critiche rivolte al corpo di polizia locale, prive di una conoscenza approfondita delle reali difficoltà e limitazioni, risultano non costruttive. È essenziale rispettare le norme e collaborare attivamente con le autorità locali per garantire un ambiente ordinato e sicuro per tutti. Veniamo allo sport. Giornata trionfale, quella di ieri per i Red Sox di baseball Paternò. La compagine vince i playoff e approda in Serie A. Sentiamo. I Sicily Red Sox di Paternò tornano protagonisti sullo scenario del baseball nazionale. Dopo la conquista dello scudetto nel 2016, campioni d'Italia della Serie A federale, campionato che dal 2018 è tornato a chiamarsi Serie A2 con la reintroduzione delle promozioni in Serie A1, la compagine paternese trionfa nei playoff promozione vincendo 3 gare su 5 su Ravenna, che ne ha vinta solo una, conquistando la Serie A sul diamante del Red Sox Park. Una gara palpitante, sempre sul filo, che alla fine premia lo spirito di squadra dei Red Sox, facendo tornare Paternò nel baseball che conta. La vittoria è arrivata in gara 4 per 11-5. Dichiara il sindaco Nino Naso: questa squadra ha portato in alto il nome della città, dimostrando che con determinazione e unità si possono raggiungere traguardi straordinari. Ringrazio la squadra, la dirigenza, lo staff tecnico e i tifosi per il loro impegno a sostegno.
Io sono abituato a queste emozioni da tantissimo tempo, perché noi abbiamo sempre fatto baseball d'élite e abbiamo conquistato tutto, compreso uno scudetto nel 2010 e uno scudetto nel 2016. Oggi con questi ragazzi, che nessuno di questi, ripeto, era professionista, abbiamo fatto un risultato eccezionale. Abbiamo giocato contro il Ravenna, che è una squadra fortissima, e solo che qui abbiamo dimostrato di essere noi più forti. In questo campo è difficile che ci vincono. Quest'anno abbiamo subito 0 sconfitte, e quindi questo dice tutto. E dopo un anno di sacrifici, questa serie al meglio di 5 partite le hanno giocato al meglio delle loro possibilità, e oggi un Turisciacca straordinario ci ha dato un bel regalo, la Serie A per il 2025. L'emozione è difficile da descrivere, sicuramente un compendio di emozioni, perché poi la realtà è tutto il sudore, tutti i sacrifici, tutta la fatica poi si annullano, perché la vittoria dà questa grandissima soddisfazione. Viva Red Sox! Grande successo a Taormina per l'evento Monumenti in Musica, evento culturale curato e realizzato dall'artista e musicista Fabio Coniglio. Grande successo a Taormina per Monumenti in Musica, evento culturale curato e realizzato dall'artista e musicista Fabio Coniglio. I locali attigui alla chiesa di San Giuseppe in centro cittadino hanno fatto da cornice alle opere del poliedrico artista paternese, che ha portato in esposizione disegni a carboncino e matita, tele dipinte a pastelli, foto in bianco e nero e strumenti musicali, tutti ispirati al periodo classico. Quarta edizione, siamo nei locali della chiesa di San Giuseppe, ringrazio anche il parroco, il Monsignor Carmelo. Quarta edizione che ha varie sezioni, dalla fotografia, incisione, disegni e alcune pitture ad olio. Tra l'altro poi c'è una seconda novità, un secondo lavoro riferito ai quadri in un'esposizione. Quindi quarta edizione che si rivolge al mondo greco, vedete anche questi accessori, questi elmi che si riferiscono tutto al mondo greco e latino. Da dove nasce questa ispirazione? La sua è una passione, un amore per l'arte, per la storia, soprattutto per la storia greca. Sì, storia greca. Allora, io sono anche musicista, appassionato di storia del periodo. Tra l'altro la Sicilia è ricca di queste testimonianze. Proprio qua, a maggior ragione, cerco di esprimermi in questo magnifico scenario. Taormina offre parecchi monumenti, dalla Torre dell'Orologio, per rientrare a noi il mondo classico, teatro greco, l'anfiteatro e resti di antiche mura, quindi anche alcune zone di Acropoli. Tra l'altro questa chiesa si ispira allo stile barocco. Il barocco domina questa acropoli della città di Taormina, presenta varie stratificazioni, da questa greca, romana, fino ad arrivare medievale, la Torre dell'Orologio, fino ad arrivare a questo barocco di questa chiesa di San Giuseppe. Diciamo che questa mostra, ovviamente, è iniziata il primo settembre, già siamo in conclusione fino all'8 settembre, c'è stato un vasto pubblico. Tra l'altro dobbiamo dire che hanno visitato questa mostra, mi diceva, molti stranieri. Quest'anno si sono arrivati parecchi tedeschi, spagnoli e anche russi. E questo ha preso alcuni contatti per cercare in estate di rivolgere altri orizzonti. Siamo parecchio soddisfatti e ci tengo a farvi vedere questa mostra parecchio originale sulla reinterpretazione dei quadri di alcune musiche, i quadri di un'esposizione di Mussorgsky. Professore Coniglio, parliamo di questi dipinti con pastelli a olio.
Sì, questo nuovo mio lavoro sono dei pastelli a olio, sono 10, e raffigurano il lavoro musicale del grande musicista russo Modest Mussorgskij. Lui praticamente, partendo da una mostra, si è ispirato andando a vedere la mostra di un suo amico pittore architetto Viktor Hartmann, e quindi dai quadri è riuscito a trovare questa fonte di ispirazione creando queste musiche. È una musica a programma, una musica imitativa. Infatti quella che ascoltiamo è La grande porta di Kiev, che è una raccolta di brani, in circa sono 10-11, e proprio quella che ascoltate vedete allo sfondo questo mio lavoro che riprende il motivo della grande porta di Kiev. Ogni brano ha un titolo: La capanna della strega Baba Yaga, Il mercato di Liboj, e quindi sono parecchio orgoglioso di questo lavoro abbastanza innovativo. Poi anche messo questo cornice valorizzando i prodotti materiali nostri locali. Ho avuto grossi apprezzamenti su questi lavori, molta gente mi ha chiesto di fotografarli, e quindi sì, ho avuto parecchio riscontro. Andiamo a vedere altri lavori. Lei soprattutto con gli strumenti musicali ha fatto un gran bel lavoro. Vogliamo far vedere, sì. Voglio far sentire allora qualche suo strumento? Allora, qualche mio strumento, quindi anche gli strumenti si riferiscono, riferito alla mostra Monumenti in Musica, al periodo greco-romano. Parliamo anche di questi strumenti che lei realizza, diciamo. Sì, assieme a questi strumenti ho pure messo degli accessori, tipo questi elmi, questi scudi, sempre realizzati da me, con materiali di riciclo, anche con cartapesta. Poi ho affrontato anche le province di Messina, quindi rendendo omaggio a Taormina, la provincia di Siracusa, dove ho pure fatto dei particolari. Io ho ripreso un particolarissimo teatro che si trova in provincia di Siracusa, il teatro di Palazzo Lacreide. Quindi poco conosciuto, però bellissimo, molto intatto, anche questo, che domina un bel paesaggio. Parliamo di queste bellissime, sì, foto. Parliamo della sezione fotografia, e ho un lavoro, queste che porto avanti da parecchio tempo, anche se sono recenti, proprio questa tematica del mondo greco, almeno ha quasi 20 anni che io raccolgo del materiale. Quindi ringrazio anche le mie modelle, inquadrate in questa veste di muse. Quindi mi piace molto parlare del discorso del territorio. Ho affrontato le varie province, Agrigento, quindi la Valle dei Templi, ma principalmente mi è piaciuto parecchio soffermarmi, visitare, quindi fare anche questo reportaggio fotografico nella provincia di Trapani, tra i monumenti dei templi e dei teatri della provincia di Trapani. Quello che vediamo qua è quindi la cavea del teatro greco di Segesta. Quindi continuando nella visione, continuando a parlare della sezione fotografie, ci avviciniamo ai lavori realizzati presso le mura ciclopiche di Adrano. Poi andiamo avanti, Odeon di Taormina, Odeon romano, omaggio a Taormina, una foto, una visione dall'alto che inquadra tutta la scena, la parte della scena del teatro greco. Un disegno a chiaroscuro sempre riferito al teatro greco, e poi un'opera d'olio riferito al tempio di Selinunte. Interessante, mi sembra una cosa curiosa anche il fatto che accosti la musica con la pittura, col disegno. È bella, è suggestiva. Cosa gli è piaciuto di più? L'accostamento proprio di questi strumenti quasi mitologici con le immagini che sono evocative di proprio del mito. E qui che è un luogo, diciamo, bello, diciamo, si può esporre bene questa mossa, sì, rende, secondo me rende. Quando riguarda i dipinti a olio, li hai visti? I dipinti sono suggestivi, ho visto che rappresentano delle scene, diciamo, ispirate alla musica classica, una musica, diciamo, russa, direi moderna anche come periodo, e quindi sono belli. Richiamano un po' l'arte, diciamo, del Novecento russo, sì. Si
conclude questa quarta edizione di Monumenti in Musica, quindi professore, diamo appuntamento al prossimo anno. Alla prossima estate ovviamente faccio l'insegnante, quindi mi ritaglio questo tempo, questa vita d'artista nei mesi questi estivi. Ci rivediamo l'anno prossimo per la quinta edizione qui da Taormina e ci rivolgeremo sul tema greco e arabo. E con questo servizio si conclude questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete continuare a seguirci su chactelesud.com, potete seguirci anche sui social, ci trovate su Facebook ed Instagram. Per tutti gli aggiornamenti attivo un canale Telegram, mentre per i comunicati stampa potete fare riferimento alla mail redazione@chactelesud.com. È proprio tutto, buon proseguimento di visione con i nostri programmi, a risentirci.